E allora amici di YouTube, benvenuti o bentornati qua sul canale di Burki Top e Flop, ottava giornata di Serie B che veramente ci ha regalato un'altra giornata molto molto bella che ora andremo a commentare e poi andiamo a fare la Top e Flop. Prima di partire con il video però vi chiedo tantissimi like, iscrivetevi tutti al canale, di vitale importanza il vostro supporto al mio canale e condividetelo con tutti i vostri amici, con tutti i tifosi che conoscete, in modo da poter ricevere comunque più impressioni, più feedback per poi confrontarci e andare di passo con questa programmazione qua sul mio canale. Sono inoltre molto 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 contento di aver preso sia le due singole di giornata di Serie B che la multipla di giornata. Siamo andati quindi in tripla cassa con tre schedine e mi fa molto molto piacere. Poi trovate comunque nel canale, nella sezione playlist, sia il discorso top e flop che i pronostici e quant'altro. Vi ricordo che qua sotto trovate il sito con cui sono affiliato, veramente ci sono tantissimi bonus, un palinsesto ampissimo, passateci perché merita molto, oltre che supportare comunque i miei contenuti con un like, con un'iscrizione, passateci qua sotto perché ragazzi a voi giocare di qua, giocare di là non vi cambia nulla, se giocate di qua ci sono veramente tantissimi bonus, inoltre supportatemi, fate prendere una piccola somma mensile, è tutto gratis, tanto a voi non vi cambia nulla. Allora, Genoa-Cagliari, Genoa-Cagliari 0-0, Genoa padrone della partita, un Genoa in crescita, un Cagliari che era reduce da veramente diverse partite di difficoltà, però ha retto e portato a casa un punto su un campo veramente molto molto complicato. Certo è che la situazione sarda comunque è un po' pesante perché a questo punto della classifica ti trovi già a meno 7 dalla vetta con con diciamo ecco, una nona posizione e 11 punti in classifica, non vinci da 3 partite, insomma una situazione abbastanza complicata, mentre il Genoa in crescita, veramente calendario molto molto difficile per gli uomini di Blessin che però sono a meno 3 dal primo posto, per me nelle prossime giornate salirà molto molto bene la squadra ligure perché veramente ha giocato una grande partita fatta di intensità, fatta di attacco, poi purtroppo è stata anche un pelino sfortunata. Pisa-Parma 0-0, la cura d'Angelo continua bene, ferma anche il Parma che era veramente in forma. D'Angelo nelle prime due partite una vittoria, un pareggio e il Pisa si sta pian piano riprendendo. È sempre una situazione abbastanza complicata, però insomma le inerzie e gli spunti per risalire ci sono. E il Parma continua la sua striscia positiva, una squadra che può fare ancora meglio, però insomma sulla strada giusta. Brescia-Cittadella, un pareggio con pochi gol tra due squadre che avevano perso nell'ultimo turno, tra due squadre che in questo momento sono ancora, diciamo, erano un po' intimorite, ecco, secondo me, dagli strascichi dell'ultima partita, un punto che tutto sommato ci sta per comunque due compagini che stanno facendo in modo diverso una stagione importante. Vicenza, pardon, Venezia, Bari 1-2, il Bari continua la sua striscia super positiva, va a vincere su un campo veramente molto molto complicato, qual è il penso, di Venezia, tra l'altro con quei due giocatori super top là davanti, che Kedira e Antenucci continuano a fare benissimo, la migliore coppia del campionato, veramente complimenti, complimenti al Bari. Il Venezia continua ad essere un po' nel limbo, sarà un campionato di difficoltà per me, per i lagunari. Ternana-Palermo 3-0, poca storia, poco discorso, super super Ternana, grandissimo Lucarelli, grandissimo Partipilo, veramente giocatore fantastico, giocatore top che mi piace tantissimo, annientano un Palermo, veramente tutto da rivedere con una squadra di Corini in nettissima difficoltà. Il Modena svanca. Ragazzi, lo stadio di Ascoli, il Del Duca, va a conquistare la prima vittoria stagionale fuori casa. Sono 3 punti pesantissimi contro un Ascoli che continua a essere in difficoltà, ma veramente grande, grande Modena con un Falcinelli e Diò che hanno fatto portare a casa i canarini, 3 punti fondamentali. Frosinone, Spal 2-0, fattore stirpe per il Frosinone che conduce la gara e gioca anche veramente una bella partita. Spal ha retto per quello che poteva, non poteva fare di più. Regina Cosenza 3-0, derby calabrese, va agli uomini di Inzaghi, superiori in tutto e per tutto, veramente partita fantastica già dai primi minuti fino alla fine, tanta tanta qualità offensiva, organizzazione di gioco, squadra che regge bene dietro e là davanti ci sono tanti giocatori di qualità che stanno veramente facendo divertire il proprio pubblico e è una squadra questa che si merita la vetta, onestamente. Vittoria importantissima per il Como contro il Perugia, il Como ragazzi con questa vittoria
si scrolla di dosso l'ultima posizione in classifica di questa Serie B proprio ai danni del Perugia, che pur cambiando allenatore, io l'avevo detto, mi preoccupa molto la situazione anche con Baldini, non riesce ad invertire la rotta. Il Como vince di corto muso, ma è una vittoria fondamentale per gli uomini di Longo, la prima vittoria in casa, la prima vittoria stagionale, la prima vittoria della gestione del nuovo allenatore ex Alessandria. Per quanto riguarda poi il pareggio giusto tra Benevento e Sudtirol, il Sudtirol continua la sua striscia positiva, 11 punti in classifica, veramente da quando è arrivato Bisoli hanno svoltato 5 risultati utili consecutivi nelle ultime 5 partite. Il Benevento non vince da 4 turni, situazione, l'ho detto anche nel video post partita, se si guarda il bicchiere mezzo pieno, comunque siamo appunto ragazzi 2 punti dall'ottavo posto, se si guarda il bicchiere mezzo vuoto siamo a 1 punto dalla zona playout, quindi situazione abbastanza complicata attorno al nostro Benevento. Per quanto riguarda appunto i top e flop di giornata, andiamo ora a fare le solite squadre 3 top, 3 flop, allenatore, giocatore top, allenatore, giocatore flop. Per quanto riguarda le squadre top, vi dico appunto ragazzi, la prima squadra è la Ternana, che è terza in classifica, veramente 4 vittorie consecutive come il Bari nelle ultime 4, e rendimento altissimo, si merita assolutamente di entrare nella top 3. Altra squadra appunto è il Bari, che va a vincere e convincere con un gioco spettacolare a Venezia. L'altra squadra è appunto la Regina, che si aggiudica il derby calabrese, menzione di merito assolutamente per comunque Frosinone ragazzi e Modena per appunto le vittorie, ma comunque importantissima anche la vittoria del Como. Per quanto riguarda le flop, il Palermo assolutamente era una squadra inguardabile, imbarazzante nelle ultime partite, 3 sconfitte consecutive, e infatti l'allenatore flop è appunto Corini. Il Perugia, altra squadra flop, appunto anche loro 3 sconfitte consecutive, ragazzi, nelle ultime 3, squadra in nettissima difficoltà e squadra che ha floppato veramente nel derby calabrese è il Cosenza. Ci si aspettava comunque sì una Regina favorita, ma il Cosenza poteva fare anche un pelino sicuramente di più in questo match. L'allenatore top di giornata, premio Tesser, comunque per il temperamento, per l'esperienza e veramente per la seconda vittoria consecutiva e la prima fuori casa, veramente il Modena in questo momento è undicesimo. Veramente bene, bene, bene. Per quanto riguarda il giocatore flop, dico Bellucci dell'Ascoli. Giocatore top, volevo dire Parte Pilo, lo premio ragazzi al 40% per il gesto tecnico spettacolare. Sapete quanto io amo questo giocatore, già entrato nel giocatore top di giornata, ma in questa giornata qui non posso non dire Giuseppe Caso del Frosinone. Veramente una partita spettacolare contro la SPAL. Ha segnato, ha fatto veramente certi gesti tecnici bellissimi, veramente trascinatori del Frosinone in questo momento. Giuseppe Caso, giocatore top di giornata. Ditemi le vostre impressioni, tantissimi like, iscrivetevi al canale, come dico sempre, ciao a tutti.